Buongiorno, oggi siamo collegati con Trecate e con la sede di GIA. Davanti a me Cristiano Tagliabue, direttore marketing di GIA, e questo l'ho già detto. Buongiorno Cristiano, come stai? Ciao Giancarlo, buongiorno a tutti, molto bene, grazie. Felice di vederti. Noi avremmo dovuto incontrarci in realtà prima dell'estate a MCE, ma ce l'ha vietato il Covid-19, e quindi adesso siamo a rincorrere tutto quello che doveva essere, non è stato, e in particolare le novità di GIA che, come tu mi hai già annunciato, sono parecchie. A questo punto non mi resta che passarti la parola e io interverrò per eventuali dubbi qualora la tua spiegazione non fosse sufficientemente chiara. Allora, Cristiano, okay, da che cosa vogliamo cominciare? Ma intanto io ti direi che ci conosci bene e sai che in GIA regna sempre la voglia di innovazione, la volontà di continuare a migliorarsi, e anche per quest'anno daremo al mercato dei sistemi e delle novità importanti, e anche delle opportunità per i nostri partner. Con una grossa, grossa differenza: noi non abbiamo alle spalle una casa madre che eroga prodotti che poi vengono adattati al mercato italiano. Noi lavoriamo con l'installatore italiano e creiamo prodotti per le esigenze dell'installatore italiano. Con questa premessa ti faccio già vedere il primo prodotto, che si chiama Svelta Evo. È una nuova staffa economica ad L per sanitari sospesi. Ce l'ho qua dietro, la prendo. Eccola qua. Allora, che caratteristiche ha questo prodotto? È un condensato di tutte le esigenze che aveva l'installatore per questa tipologia di staffa. Quindi un'altezza maggiore, quindi alta 660 mm per applicazioni su pavimento radiante, una traversa sagomata in modo particolare per essere facilmente murata, i longheroni forati lateralmente per andare a fissare le adduzioni e gli scarichi, un angolo a 90 gradi, una piegatura a 90 gradi che la rende molto stabile e rigida e rimane già in piedi da sola, e una piastra a ponte già col fissaggio, con i fori di fissaggio a pavimento. Quindi questa è una grossa... Una domanda, che cosa ha in più rispetto al penultimo prodotto di questa serie che proponevate? Le due traverse, quella superiore e quella inferiore, che sono state rifatte, l'altezza, come ti dicevo, 660, proprio per adeguarla alle nuove esigenze del mercato, e quindi direi che abbiamo fatto un grosso lavoro di restyling. Ho capito. E questo prodotto, ovviamente, l'abbiamo detto prima, Savassandir, è già in commercio, è già disponibile, immagino. È già in commercio, è già magazzino disponibile in due versioni, già assemblata, e questa è un'altra grande novità, oppure in scatola come era prima, e quindi queste due possibilità. Benissimo, passiamo al secondo prodotto, alla seconda novità. Allora, qui parliamo di un sistema. Da tempo stavamo lavorando per lanciare una linea antisismica. Le linee antisismiche che stiamo lanciando sono due: una dedicata agli impianti antincendio, e questa direi che ci pone davvero come miglior player sul mercato, proprio perché soddisfa i requisiti di certificazioni FMUL, ma anche NFPA 13 americane. Questo è quello che cercano i progettisti. E poi c'è una seconda linea dedicata a tutti gli impianti meccanici, elettrici e canali d'aria. Vi faccio vedere brevemente un angolare. Questo è l'angolare con un'ancorina che già lo blocca al profilo. Questo è il bullone rapido, si inserisce e, come vedi, il gioco è già fatto. Da questi punti parti per creare i controventi. Però io ti invito ad andare a vedere sul canale YouTube un nostro video. Abbiamo un simulatore di terremoti ed è molto molto carino. Mi dispiace, era la novità un po' per mostra convegno,
però è possibile vederlo sul canale YouTube. Perché voi avete creato materialmente proprio un simulatore di terremoto. Assolutamente sì, è una struttura che si muove, quindi crea proprio le condizioni di un sisma. Va bene, quindi può anche venire il terremoto che non si casca, insomma. Non ci casca nulla in testa, soprattutto. Se è adeguatamente intanto progettato, e quindi offriamo anche questo prodotto, questo servizio di progettazione. Sì. E poi ovviamente se usate i prodotti GIA non cade nulla in testa. Molto bene, molto bene. Quindi tranquillizzati. Assolutamente. Tranquillizzati, anche in questo senso passiamo al terzo e ultimo prodotto, alla terza e ultima novità di questo. Terza novità, tra l'altro sono partiti alla stragrande, sono dei nuovi adesivi e sigillanti ibridi, MS, polimeri, hanno tante definizioni. Io direi che sono più prestazionali di un silicone, hanno un effetto ventoso iniziale molto forte, hanno un potere adesivo molto forte e si adattano a tantissime applicazioni e materiali nel campo edile, ma anche e soprattutto nel campo idrotermosanitario. Ti dico solo che questo prodotto qua va anche in immersione. Ovviamente non in immersione dove c'è della pressione, lì si utilizzano dei prodotti epoxy, però dove non c'è pressione questo prodotto funziona egregiamente anche in immersione in acqua. Bene, anche questo è già disponibile, immagino? Assolutamente sì, quindi estatelo, provatelo. Certo, funziona molto bene. Tre novità in una botta sola, anche se sono un po' in ritardo rispetto a quando erano state calendarizzate. La domanda è: per quest'anno avete finito di creare o ci deve? Assolutamente no, qua sulla mia scrivania ci sono un po' di prototipi che non ti faccio vedere, è sempre un'evoluzione, quindi finito un progetto, c'è già alle spalle un altro progetto che sta avanzando. Va bene, grazie Cristiano, ti saluto. Grazie a te Giancarlo, un caro saluto a tutti.